Verificare e eliminare i fattori di pericolo per caduta di alberi e pericolo di incendio nei terreni limitrofi alla stazione di Sulmona lo ha stabilito con apposita ordinanza il sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, per prevenire la caduta degli alberi e il pericolo incendi lungo le linee ferroviarie. A far scattare l'ordinanza è stata Rete Ferroviaria Italiana che aveva chiesto al sindaco l'opportunità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste. Non a caso la normativa vigente prevede che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta. steccati o recinzioni in genere a una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale e la misura indicata può, occorrendo, essere aumentata in modo che le piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati o al minimo di un metro per le siepi. Moriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiori di un metro e mezzo. Da qui il provvedimento emesso dalla Casini che ordina a tutti i proprietari, possessori e detentori a qualunque titolo comunque co obbligati nei terreni limitrofi alla sede ferroviaria nel territorio del comune di Sulmona, ciascuno per particella catastale di propria competenza ancorché gestiti da terzi, di verificare, e eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione come dagli articoli 48, 52 e 55 del DPR 753 del 1980, con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e la sicurezza dei viaggiatori. Per i trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.